Un caso più unico che raro, 5 compagni di scuola finalisti ai campionati nazionali di giochi matematici all'Università Bocconi di Milano. Addeo, primo classificato, Noa, Nicolò, Stefano e Diego frequentano la seconda H della scuola media Mazzini di Lanciano ed evidentemente la matematica è la loro materia preferita. Il sindaco Mario Pupillo li ha ricevuti nella sala consigliare del comune consegnando loro un attestato di congratulazioni. Sarà questione di DNA o di clima, i genitori dei piccoli geni della matematica si affrettano a dire che loro sono ragazzini normali, con una passione comune. Addio si è affermato su 1886 coetanei, in un tempo record di 23 minuti ha risolto i 9 quiz proposti, il tempo consentito era di 90 minuti. Dunque un tempo record il tuo e con un distacco di 7 minuti sul secondo classificato? Sì, il quarto e il quinto ce ne hanno messi 45, 44, 43. Che cosa mangi a colazione? Niente, latte, fetta di ciambella, niente. Cosa farei da grande? Il fisico-chimico. Risposte pronte, idee chiare per il futuro fatto di fisica, chimica e forse anche architettura. Il minimo comune denominatore di questo successo è sicuramente la docente di matematica, Matilde Di Lorenzo. La vostra classe, la seconda H delle medie Mazzini, siete in 5 ad essere tutti bravi, particolarmente in matematica. Come ve lo spiegate? E abbiamo una bravissima professoressa. Però cioè, anche merito nostro perché ci dedichiamo tutti i giorni a diventare sempre più bravi. E fate tanti esercizi? Sì, infatti come ha detto anche Nicolò è molto merito della professoressa perché si è dedicata anche noi il pomeriggio per aiutarci a migliorare in questi giochi matematici. Infatti noi 5 siamo riusciti a migliorarci ancora di più e a passare a Milano e lui a Parigi. Infatti ultimamente tutte le volte che avevamo un'ora della Di Lorenzo la usavamo per andare a fare le prove di matematica degli anni passati, per allenarci. Perché possiamo dire che noi ci consideriamo molto bravi in matematica. La matematica è un gioco da ragazzi? Sì. Continuerai a studiare matematica? Sì. Farò lo scientifico e all'università farò fisica. E queste sono le soddisfazioni che noi dell'amministrazione attraverso